La super sfida del girone D di promozione finisce con la vittoria dell'SD Valdiano, che supera la capolista Faiano e riapre i giochi per la promozione in eccellenza. Un match che almeno nella prima frazione non ha deluso le aspettative, con buone giocate ed un calcio piacevole che ha deliziato gli spettatori presenti. Alla luce dei risultati degli anticipi, con le vittorie di Real Pontecagnano e San Cipriano Temeraria, ai valdianesi non rimaneva che puntare al bottino pieno, mentre la capolista Faiano mirava ad una divisione della posta. E la partenza è stata davvero sprint per gli uomini di Vastola, che hanno impresso sin dalle prime battute un ritmo intenso e già al sesto si registra la prima palla gol, ma Santucci di testa manda alto. Passano 4 minuti e Morea, dopo aver fatto tutto bene, sbaglia una sorta di rigore in movimento. A dettare i tempi è la SD Valdiano che ci riprova, e al 12° c'è Senatore che dice no sulla ribattuta di Falco, poi si vede negare la rete da un intervento sulla linea di De Rosa. Sembra un monologo per i padroni di casa, che ci provano ancora con Costanzo. Il suo tiro finisce alto, poi dopo la mezz'ora Morea crea lo scompiglio e guadagna un corner sul quale Santucci manda alto. Il Faiano del tutto rinunciatario si fa vedere al 40° con un pallonetto di Stellato deviato a fatica da Maddalo, e il tempo si chiude in parità. L'inizio della ripresa sulle stesse orme della prima frazione, e l'SD Valdiano questa volta trova dopo meno di 2 minuti la svolta del match. Santucci svetta più in alto di tutti sul corner cacciato da Spinelli e beffa Senatore. Una rete che spezza l'equilibrio e fa assumere al match un'altra dinamica. A complicare le cose per il Faiano ci pensa l'esperto Lauro, che si fa sorprendere a rifilare una gomitata a Giordano, per lui scatta il rosso. E con l'uomo in più e con il vantaggio in mano, i padroni di casa si limitano a controllare la reazione del Faiano, che dopo un momento di sbandamento comincia a materializzarsi e al 23° potrebbe trovare il giusto premio. Ma De Rosa manda al lato un penalty concesso dal direttore di gara per un tocco di mano di Morea sulla giocata di Stellato. L'esecuzione dal dischetto non è precisa e termina fuori tra l'entusiasmo dei padroni di casa per lo scampato pericolo, e i valdianesi ringraziano. A nulla valgono gli assalti finali, l'azione più clamorosa al 50° con Forino che sfiora l'incrocio, e con questo tiro si spengono le speranze di poter evitare la sconfitta. Il Faiano, dopo lo stop, sente il fiato sul collo delle inseguitrici, ora a meno 3, e alla ripresa, dopo la sosta, ci sarà il derby con il Pontecagnano. L'SD Valdiano invece spera nel clamoroso aggancio alla vetta, ma con il Casalvelino per la squalifica perde Santucci, Morea e Giordano, ma per ora si gode la piazza d'onore e strizza l'occhio alla vetta. Mister Vastola, la super sfida del campionato di promozione con la capolista Faiano finisce con la vittoria della SD Valdiano grazie ad una rete di Santucci. Una vittoria meritata, sofferta ma meritata. Sicuramente, anche per quello che si è visto in campo, soprattutto nel primo tempo, e poi abbiamo sbloccato nella ripresa una partita agonisticamente validissima. Sappiamo che la posta in palio era importantissima, non tanto per noi ma anche per loro, cioè per tutte e due sicuramente, ma per noi era fondamentale questo risultato, cioè i 3 punti che ci permette di continuare a fare il nostro campionato, a fare quanti più punti possibile e centrare questi playoff anche in una posizione magari più consona e più tranquilla, diciamo. È stata una bella partita, soprattutto nella prima frazione di gioco, quando l'SD Valdiano ha avuto almeno 4 occasioni per passare in vantaggio, poi nella ripresa la prima occasione lo ha fatto, da quel momento non si è visto più tanto calcio. Non si è visto più, giustamente, sono d'accordissimo, però in queste partite poi alla fine conta tantissimo l'aspetto mentale. Loro fin dall'inizio, avete visto, tutti quanti hanno cercato di giocare questa palla lunga dal portiere, sugli attaccanti loro che erano abili con le palle alte, e cercare di sfruttare qualcosa da questo punto di vista. Però tutto sommato penso che pericoli veri, tranne il rigore, che è un episodio dubbio, secondo me non ne abbiamo avuto, e quindi penso che alla fine il risultato sia ampiamente meritato, penso, da parte a nostra. 4 giornate dalla conclusione,
campionato riaperto in tutti i sensi, con almeno 4 squadre che lottano per il salto in eccellenza. Sarà davvero una bella lotta. Sì, sarà una bellissima cosa che non si verificava da tantissimo tempo, e questo penso faccia bene al calcio, faccia bene a tutte queste realtà che veramente profondono tante energie, sia le società e sia noi che veramente facciamo grossi sacrifici per allenarci di sera e tutto il resto. Penso che sia di buon auspicio anche per il futuro, e poi alla fine vedremo dove arriveremo e tireremo le somme, anche se io dico che la favorita finale resta ancora il Faiano. Ora c'è una doppia sosta, sì. Come la sfrutterà l'SD Valdiano? Innanzitutto farò un po' recuperare l'energia a tutti i ragazzi, cercheremo di dare anche qualche giorno in più di riposo e poi continueremo ad allenarci cercando anche di fare qualche partita amichevole, qualche test fine settimana, ci prepareremo per un'altra battaglia, che sarà un'altra battaglia in quella di Casalvelino, avendo adesso 3-4 squalificati perché erano diffidati, quindi c'è solo da ricompattare tutto il gruppo e pensare alla prossima sfida che comunque da sempre 3 punti, per noi i punti adesso sono fondamentali. Patron Carmine Cardinale, una vittoria importante con il Faiano, si riaprono i giochi a 4 giornate dalla fine, una bella soddisfazione per l'SD Valdiano. Sì, hai detto benissimo, una bella soddisfazione, è una partita, bisogna dire che i ragazzi sentivano tanto, i ragazzi insieme a noi la sentivamo tanto sinceramente, e l'abbiamo affrontata nella giusta maniera, nel giusto modo. Sommariamente, che dire, facendo un'analisi della partita, è stato un primo tempo favoloso, un inizio non tanto bello da parte nostra, però ci siamo rifatti, abbiamo fatto un bellissimo primo tempo. Secondo tempo altrettanto bello, diciamo negli ultimi 20 minuti abbiamo avuto un po' di timore, abbiamo cercato di salvaguardare il risultato e ci siamo riusciti bene. Ecco, l'importante alla fine è vincere, come abbiamo vinto, è sicuramente una vittoria che noi meritavamo sul campo, forse meritavamo qualche cosa in più da quello che ho potuto vedere, sicuramente meritavamo qualche cosa in più, va bene così, 3 punti ci fanno comodo per il prosieguo del campionato e soprattutto per arrivare in vetta alla classifica, perché a questo punto bisogna dire che i giochi si riaprono, insomma è tutto da rivedere, perché giustamente ci troviamo a 3 punti dalla prima, aspettiamo lo scontro di domenica prossima tra la prima e la seconda in classifica. Se tutto procede secondo le nostre speranze dovremmo arrivare al primo posto, ecco, chiaramente questa è una semplice speranza, però siamo ben, diciamo, ci lasciano ben sperare, ecco, quindi sommariamente siamo soddisfatti e speriamo tanto nel proseguo di questo campionato e quindi al vertice della classifica. Direttore generale del Faiano Mario Bracco, al termine della super sfida della giornata vince l'SD Valdiano e si riaprono i giochi nel girone di promozione. Sì, si sono senz'altro riaperti e adesso tutti rischiamo, perché anche noi rischiamo, perché in un'ipotetica classifica avulsa a 3, noi saremmo ultimi, quindi anche noi adesso rischiamo sicuramente il tutto per tutto nel derby con il Pontecagnano. Un giudizio su questa partita, su questa super sfida? Ma noi fino all'1-0 abbiamo giocato una partita molto brutta e sicuramente il Teggiano ha meritato di passare in vantaggio. Penso che ci abbiano un po' condizionati mentalmente anche i risultati di ieri, anche se questa non può essere assolutamente una giustificazione. Forse abbiamo, nel complesso, abbiamo avuto una grossa reazione nonostante una sopravvenuta inferiorità numerica, e forse avremmo meritato il pareggio anche alla luce del rigore sbagliato e di qualche altra occasione mancata, specialmente penso l'ultima a tempo scaduto.